E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Quarto episodio della carriera col Bradford e anche ultimo su FIFA 23, perché poi, come già detto, la seconda stagione la giocheremo su FC 24 per poi passare dalla terza a FC 25. Questo episodio sarà ricco di contenuti e probabilmente e potenzialmente potrebbe pure portarci ben due trofei sulla nostra bacheca, ovvero l'EFL Trophy e il campionato di quarta divisione. Vabbè, il campionato di quarta divisione, però intanto è un trofeo, quello quasi sicuro, alla prima stagione. Concluderemo una stagione ricca praticamente di successi uno dietro l'altro, perché abbiamo creato una squadra che è veramente un carro armato. E adesso è arrivata anche, diciamo, la prova del 9, perché bisogna giocare soprattutto questa finale contro lo Sheffield Wednesday, che non è per niente semplice, per niente scontata, e provare a portarci a casa almeno quella coppetta. Altra nota positiva per quanto riguarda la FA Cup: siamo in semifinale contro Manchester City, inaspettatamente. Lì ripongo onestamente poche speranze, perché il Manchester City fa parte di quell'elite di squadre molto molto protette dalla EA, e quindi se perderemo, ragazzi, pazienza. Detto questo, vi chiedo un like, vi chiedo un'iscrizione e passiamo a FIFA 23. Eccoci qua ragazzi, senza perdere tempo, un'occhiata alla squadra al volo e andiamo a giocarci subito la finale contro la Sheffield. La squadra è perfettamente riposata, allora giochiamoci la partita. Questo, signore e signori, si chiama Wembley Stadium. Siamo arrivati a Wembley alla prima stagione. Vabbè ragazzi, l'EFL Trophy, con tutta l'onestà di questo mondo, è un trofeo che ho già detto sin da subito che bisognava almeno arrivare in semifinale, perché si affrontano squadre della terza e della quarta categoria, quindi lo giocheremo comunque sia anche la prossima stagione. È un trofeo che ogni squadra dovrebbe puntare, secondo me, soprattutto noi che vogliamo puntare pure alla promozione, cosa che ormai manca solo l'ufficialità. E proviamo ragazzi a portarci veramente a casa il primo titolo della stagione, della nostra carriera, per poi proseguire, speriamo, in maniera ancora più gloriosa. Ora l'intro, lo so, lo sto facendo un pochino lungo perché voglio anche un po' godermi questo ingresso, questa nostra prima volta a Wembley, perché mi auguro che ce ne siano parecchie altre. E va bene, dai, dai, andiamo. Fa strano. E io spero che la partita d'apertura non mi freghi, perché di solito la prima partita è quella un pochino più difficile, perché dobbiamo anche un po' prenderci la mano. Garbett ha visto, ha visto! Il compagno traversa Diego Lainez di testa! Diego Lainez subito ad aprire le marcature! 1-0 per il Bradford. Diego Lainez non si è fatto pregare. Zendekas, che col sinistro colpisce la traversa, credo fosse lui, sì, numero 17 è lui. E poi Diego Lainez, dai suoi 1,68 metri d'altezza, schiaccia la palla in rete per il gol del 1-0, ragazzi. Bradford in vantaggio. Gol per Sandberg, 2-0, signori. L'assist di Cole in buca d'angolo per Sandberg, che col utira giro segna il gol del 2-0. Attenzione a questo tiro da fuori, c'è Simon. Madonna, cosa ha messo Cole! Vedete cosa vuol dire avere una trequartista in attacco? Garbett, che ciabattata. Vabbè ragazzi, fine primo tempo 2-0. Bradford praticamente perfetto in questa prima frazione di gioco. Però bisogna sempre tenere la guardia. Qua c'è un fallo, qua lo ammonisci. Eh sì, sì, arbitro giallino tutta la vita. Attenzione, attenzione. Questo secondo me era rigorino. Questo secondo me mi puzza. Buono Holiday, Holiday, Holiday per Zendekas, la parata di Correa che praticamente sta tenendo in piedi lo Sheffield da solo.
col bello di esterno per Dieghino Lines. Per Garbett c'è spazio anche per il neozelandese, che fissa il risultato sul 3-0 e sul Tanza. Mi sono dimenticato di fare i cambi e adesso eseguirò tutto. 3-0 secco e duro. Che dire ragazzi, squadra meravigliosa, meravigliosa. Mi piacerebbe il gol di Cole e Ferguson, o magari i gol di uno assist dell'altro, ma vabbè. Signora ringrazia ragazzi, che mastino, che filtro che fa centrocampo. Cole, la parata, e Sandberg corregge in rete ragazzi per il gol del 4-0. Poteva essere un gol di Cole, doveva essere un gol di Cole, ma va bene anche il gol di Sandberg ragazzi. Questa finale è stata dominata da una squadra, ora a vedere gli overall mi permetto di dire nettamente superiore. Sognora, dentro, Ferguson, c'è anche il quinto del prodigio Ferguson, nordirlandese, 16 anni, 63, ma anche lui sono convinto che piano piano il suo percorso se lo costruirà. Voglio il gol di Cole. Il sesto deve fare Cole. Lo deve fare Cole. E lo fa davvero ragazzi. 6-0. Vabbè, 6-0 a me è un risultato molto caro, però abbiamo letteralmente distrutto sto Sheffield. E la nostra difesa con quei due centrali lì va veramente a gonfie vele. Ho detto voglio il gol di Ferguson e Cole ed è arrivato. Comunque 6-0, ci portiamo a casa il primo trofeo stagionale. Che dire, dobbiamo dire che non è neanche il primo trofeo stagionale, ma è anche il primo trofeo della nostra carriera. È arrivato forse il trofeo, tolti quelli estivi, più prematuro di tutti. È il trofeo che è arrivato più rapidamente. Un trofeo che comunque, ripeto, è giocato tra squadre di bassa categoria. Quindi diciamo che si capiva sin dall'inizio, sin dai gironi, che eravamo tra i netti favoriti per vincerlo. L'abbiamo praticamente dominato. Io credo che abbiamo tipo subito un gol solo su simulazione, una cosa così, perché del resto abbiamo fatto un percorso veramente netto per quanto riguarda questo trofeo. Io penso che veramente di meglio non si potesse fare. E alzerà Stubbs il primo trofeo. Lo alzerà Stubbs, ma secondo me i prossimi saranno alzati da altri capitani che vestiranno questa maglia. E tutto ha un inizio. Tutti i cicli, tutte le cose belle, tutte le cose brutte hanno un inizio. E la storia di questo Bradford ha inizio semplicemente da questo trofeo. Ed è da questo trofeo che poi inizieremo a costruire la storia di questo club. E il secondo trofeo verrà a breve in questo episodio, perché sarà la vittoria del campionato. Coppa al cielo. Ma come contento Stubbs. Va bene, foto di gruppo. Praticamente potrebbe essere tranquillamente la Coppa della Roma, quella gialla e rossa. Beh sì, ci sta ragazzi. Finisce qua la nostra prima finale non dominata di più. 12-1 raga, 12-1. Vediamo il calendario che dice, perché abbiamo appunto ancora 3 partite. Quanti sono i punti di vantaggio sulla seconda? Sono esattamente 16. Vuol dire che sono 5 vittorie di margine abbiamo. Sutton Bradford 17esimi. E siccome io il campionato ragazzi lo considero praticamente vinto, io manderò in campo le riserve e nel caso interverremo, al massimo giochiamo l'ultima. Comunque ragazzi, questo episodio lo voglio e lo devo portare alla fine. Farò giocare un po' tutti, mi sembra la cosa più giusta da fare. Sutton Bradford finisce 1-0 per loro. Sti cazzi. Dovessimo correre qualche rischio, interveniamo. Comunque, Walsall contro Bradford, giochiamo in casa, sono 20esimi loro. Allora, questa la faccio giocare ai titolari e poi per la prossima metterò le riserve. 2-1, doppietta di Diego Lines. Perfetto, niente cambi, non va bene, ma va. Simon a 64, ci piace. E ci piace parecchio. Contro l'Arrogate giocheranno le riserve di nuovo. Anche qua sistemo giocatori che non giocano mai. Simulazione. Vediamo che succede. 2-1 Banks e Chapman. Cole sempre sostituito perché ovviamente sta sul cazzo l'allenatore di riserva. Però vabbè. Allenatore di riserva. Allenatore in seconda. Assistente dell'allenatore.
Adesso tocca una partita molto difficile. Tocca al Manchester City. Speriamo di andare in finale contro una corazzata del genere, ragazzi. Non dovessimo vincere, è abbastanza capibile. Ortega in porta ci piace. Perché c'è Marezzo non lo so. Andiamo con i titolari e preghiamo. Però preghiamo niente, perché non so come siamo arrivati fin qui. Tanto siamo tornati a Wembley. E l'unica cosa che posso dirvi è di divertirvi il più che potete, perché per me una semifinale di FA Cup per un po' non ci sarà. Perché quest'anno ci è andata bene, vediamo se il prossimo andrà meglio. Però fa sempre piacere giocare a Wembley sotto questa cornice, nonostante il tempo non sia dei migliori. I meteorologi abbiano avuto molto da dire riguardo a possibili perturbazioni sull'Inghilterra. Comunque sia, ragazzi, da persona che va in Inghilterra due volte al mese, vi posso dire che questo è il tempo proprio starter pack, perché è quasi sempre così. 5 gol Sandberg, solo uno meno di Kane, è il secondo marcatore del torneo. Vabbè, le partite non sono state tante, quindi non ha avuto ampi margini per segnare come li ha avuti in campionato. E tra l'altro l'altra semifinale è Tottenham West Ham, quindi se ci pensiamo bene potrebbe essere più facile la finale della semifinale, perché se non la vede sotto questo punto di vista potrebbe anche essere più facile la finale. Comunque, l'intro vi è piaciuto? Giochiamo. Foden, De Bruyne, Haaland e Simon. Simon in angolo. Ok, non facciamoci troppo la bocca, però col che Mark Haaland non mi piace. Non mi piace, bravissimi. Lo so che ho la squadra riposata a sto giro, ma era scontato che soffrisse. Diego Lainez L'ammazza Fulham. Non diventa ammazza City. E comunque, se ci sono dei giocatori che possono tenere Haaland, secondo me sono i nostri centrali. Power shot! Simon in angolo. Mahrez ci prova. Attenzione a questo destro. Simon sta facendo gli straordinari, ragazzi. Cosa sta facendo Simon per ora? Sognora per call. Sognora per call! Al primo tiro la palla filtrante, col piede che non è nemmeno il suo, incrocia sotto l'incrocio dei pali, scusate il gioco di parole, e segna il gol dell'1-0. Incredibile, dopo tre occasioni nitide per il Manchester City, che ci sta mettendo le corde e si sta meritando il vantaggio. Puntualizziamo e diciamo le cose come stanno, però il vantaggio è nostro e teniamocelo stretto. De Bruyne, Haaland, Simon, ragazzi, questo portiere futuro, assolutamente portiere futuro. Bravissimo Sendekas, sul fondo Ortega, la mega parata. Vabbè, non è che potesse fare meglio, perché Walker non è proprio il giocatore più lento del gioco, e chi gioca Ultimate Team lo sa. Foden, la palla dentro, Simon ancora, è la quinta parata che fa, via, spazza, che finisce il primo tempo, 1-0, incredibile, non sto credendo a quello che vedo, 1-0 Bradford, quinto calcio d'angolo per il City, mi sa che faranno gol così prima o poi. Colmettila via, Reyes, su Rodrigo, amore mio. Garbett, non ce l'ha fatta, ragazzi. Ho tirato con tutta la potenza possibile. Questi hanno messo Foden terzino. Si stanno cagando addosso, secondo me. No, non mandate tutto a puttane. Non mandate. Si mandano tutto a puttane. Simon, ragazzi, uomo partita. Ma super uomo partita, ragazzi, il portiere. Holiday, la palla dentro, ma è una pippa.
65 cross, un 65 cosa pretendete? Sognora! Da dove ha tirato? Da dove ha tirato Sognora? 2-0 Bradford! Incredibile, io non ci sto credendo. Dal limite dell'area, col time finishing. Ragazzi, non ho parole. Il problema è che non è che facciamo gol, è che neanche li prendiamo. State a vedere quanto si piange in finale, eh? Già me lo sento. Bernardo Silva, la palla dentro. Holland! Simon continua imperterrito a dire di no. Siamo in fase recupero. Siamo in fase recupero. Siamo in fase recupero. E Diego Lainez alla prateria. Alla prateria per fare il 3-0. Non lo fa. Ma il risultato dice Bradford 2, Manchester City 0. E andiamo a conquistarci la seconda finale stagionale. Io vi giuro, vi dico con tutta l'onestà del mondo, che non c'è nessun cheat, che non sto facendo niente di sospetto, perché io veramente non so come sia arrivato qui. Io di carriera in Inghilterra da me ne ho fatte tantissime. Questa è la prima che porto su YouTube, ma io ogni anno mi faccio la carriera in Inghilterra e dopo due partite in FA Cup vengo sempre eliminato. Quest'anno che succede? Finale. Sarà Bradford contro Tottenham o West Ham contro Tottenham, prevedibile. Sarà Holiday contro Son, mi viene da ridere. E ovviamente uomo copertina, chi se non Simon? Premio torneo 1 milione. 1 milione, ragazzi, 1 milione. Avremo la finale. Avremo la finale. Adesso abbiamo il Crowley, che vabbè. Ma certo che giocatori potreste anche farmeli crescere, non vi chiedo di farmeli crescere ogni partita, però cioè, sarebbe anche una cosa apprezzata, ecco. Simulazione veloce. 3-1. Lainez, 2 gol, viene espulso Garbett e fa gol Ahmed. Perfetto. Rochdale, ma siamo ok, siamo alla quart'ultima partita di campionato, perché dobbiamo recuperare 2. Dobbiamo usare i titolari in questa e mettere i serve nella prossima. Allora, sapete che facciamo? Giusto per il meme, col Rochdale giochiamo. Abbiamo 17 punti sulla seconda. Questi sono quinti. Garbett è squalificato. Giocherà Ferguson. Non vedeva l'ora forse. E niente, ragazzi, giochiamocela. Proviamo a giocare una partita di campionato dopo. Ormai, quando hai così tanti punti di vantaggio, diciamo che cerchi anche di comprimere un po' le cose, anche perché qua la carriera è lunga. Non posso sempre fare episodi di 40-50 minuti, perché uno per me. Col Sandberg, la parata di O'Donnell. Ferguson, Zendekas, O'Donnell ancora. Sognora col Sandberg. Non sbaglia mai. 1-0 Bradford. Vantaggio dell'attaccante svedese. Assist di Cole, che lui a livello di assist sta veramente macinando ogni cosa. Lui ogni partita o è gol o è assist. Sandberg. Ferguson non riesce a replicarsi e Sandberg sbaglia, penso forse il gol più semplice che potesse fare da quando gioca nel Bradford. Diego Lainez. Ferguson si gira, tenta il 2-0, non lo trova. Quigley, c'è il pareggio del Rochdale. Stanno aver preso gol con i titolari in campo, però vabbè ragazzi, fa parte del gioco. Primo tiro in assoluto di loro. Noi in effetti il 2-0 lo potevamo anche fare, però sti cazzi. Diego Lainez, Sognora, deve tirare lui! Secondo gol consecutivo per quanto riguarda le partite giocate da noi. 2-1, si riporta avanti Bradford, il numero 7, l'americano Sognora, che conclude con un diagonale anche abbastanza easy, visto il gol che si è concesso contro il Manchester City. Sandberg, Sognora! O'Donnell! Cosa ha preso?
Ai 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 ai. Rodney, non puoi correre più veloce del mio difensore centrale. Oh, Wigley, attenzione, sinistro. Simon salva il risultato, forse no? Non lo salva. Ah sì, invece è ancora Simon. Ragazzi, incredibile. Oliver. Oliver, 3-1. A recupero appena iniziato. La vince il Bradford. Vince anche questa. Vorrà baciare Julen Lopetegui, il suo allenatore. Ragazzi, abbiamo fatto un campionato strepitoso. Sono 40 e passa partite, credo 42. Una cosa così, sono veramente tante. Finisce qui contro il Rochdale. Altra vittoria che si aggiunge al calderone delle vittorie. Madonna, anche settore ospiti scrauso. Proseguiamo, proseguiamo perché non è finita qui. Tocca allo Swindon, son quarti. Simulazione pesantissima questa. E tra l'altro vi faccio notare che abbiamo in classifica esattamente 100 punti. Quasi quasi mi dispiacerebbe farne altri. Onestamente mi dispiacerebbe. Turnover anche a sto giro. Vediamo che ne esce. Secondo me perdiamo. Invece vinciamo. Doppietta di Oliver. Diego Lanes che alla fine ha fatto entrare. Per forza. Signori miei, è giunto il momento della finale di FA Cup. Inaspettatissima. Onestamente non l'avrei mai pensato. Però è successo. Ho visto qualche cambio di overall, qualche upgrade. Sognora che è andato a 76, Garbett a 70 e ci piace. Sandberg 77. Buono. Dimmi Ferguson 65, purtroppo no, però. Va benissimo. Tottenham Bradford, a parte Cole, sono tutti super riposati. 17:30, 13 maggio 2023. Cazzo, più di un anno fa. Sembrava ieri. Abbiamo giocato più a Wembley che a casa nostra. La gigantografia di Sonaldo che domina lo stadio della nazionale inglese. È la nostra terza partita qui, 6-0 contro lo Sheffield Wednesday. Quello ci stava anche. L'inaspettato 2-0 contro Manchester City. E adesso tocca al Tottenham, Manchester City, Liverpool e Fulham abbiamo fatto fuori. Poi quelle prime erano tutte squadrette e siamo d'accordo. Però insomma quelle tre, va detto, sono veramente, veramente forti. Eravamo veramente, veramente sfavoriti e adesso siamo veramente all'ultimo atto perché va battuta una squadra che secondo me, io parlo adesso, poi la partita sarà tutta un'altra cosa. Secondo me questa squadra è più scarsa sia del Manchester City che del Liverpool. E anche i risultati in campionato, per quanto riguarda la realtà, mi danno i puntini su lei, mi danno ragione. Poi il gioco è un simulatore di calcio e quindi già le cose strane succedono nel calcio vero, figuriamoci nel calcio simulato. Lloris, Poro, Sanchez, Romero, Lenormand, Perisic, Betancourt, Højbjerg, Kulusevski, Kane e Son. Difesa 5, auguri, divertitevi ragazzi. Sendekas, Sognora, subito a impegnare Hugo Lloris, che è costretto a mandarla in angolo. Calcio d'angolo ragazzi, con una difesa così uno ci prova pure, ma non è detto che ci riesca. Non è detto che ci riesca. Ma Sandberg non vuole darmi ragione. E c'è 1-0 di Bradford da calcio d'angolo. Ragazzi, ma vi rendete conto che se dovessimo vincere questo torneo ci guadagniamo un posto in Europa League? Andremo a giocare l'Europa League come squadra di terza categoria inglese. Probabilmente verremo sbattuti fuori da chiunque incontriamo, però potrebbe essere una grossissima soddisfazione. Ci avete pensato a questa cosa? Ecco, Harry Kane, Højbjerg, Son, la spara alta. Posso dire che vi ci impegnate anche voi a non fare gol? Ah? Ah? Ah! Lloris, Garbett, Sandberg, Lloris, Sognora, sinistro, ancora Lloris, stessa parata di prima. Sognora proprio ci prende gusto a calciare da fuori. Il problema è che con la difesa 5, con sto modulo, questi non c'hanno filtro a centrocampo. Ancora Lloris, ragazzi, che sta facendo le veci del signor Simon, perché sta prendendo tutto, a parte il gol del 1-0 che gli è saltato addosso.
Kane, palo di Harry Kane. Ragazzi, doveva succedere, è successo 2 minuti e mezzo oltre il recupero, però ragazzi non possiamo lamentarci, non ho spazzato, colpa mia, si va a riposo sull'1-1. Holiday, Diego Lainez, Garbett, no, Cole dove l'ha mandata però. Purtroppo avere gli attaccanti scarsi comporta questo. Oliver, che l'hanno pure uppato. Cioè, scusate, fatemi capire. Ci sono giocatori che ho strettamente bisogno che vengano uppati. Avete uppato Oliver, che gioca una partita ogni 4 e da 31 anni. Va bene, zio. Ai ai ai, Pedro Porro. Fa troppo ridere Pedro Porro. Fa ridere. Aia, Simon c'è. Sendekas, la parata di Hugo Lloris. A quanti tiri siamo? Bravo Sognora. Oliver, Sognora, inserisciti dentro. Sendekas esce, rimane lì, la palla è incredibilmente fuori, non ci voglio credere. Ditemi che ci sono i rigori. Guardate, preferisco perdere i rigori, va bene lo stesso. Si va avanti, come non lo so, ma si va avanti. 10-5. Ferguson va messo per forza. E anche Banks per Sendekas. È entrato da Nyuma. Voglio morire da Nyuma, no. Sandberg, Banks. Perdiamo con Banks lì sulla sinistra. È un downgrade. E invece no, la scarica ai supplementari. Banks, prima di tornarsene al Crystal Palace, decide di lasciare l'ultimo segno, prima di dirci addio. L'assist di Sandberg, tanto per cambiare. Il sinistro di Banks, che mi aveva chiesto di giocare, ha detto vabbè, se mai ti metto. Nel secondo tempo l'abbiamo messo nei supplementari, ha ripagato la nostra fiducia. Stessa cosa di Sandberg. Lloris, non me la sono sentita di proseguire. E vi direi anche, vantaggio super meritato. Finisce il primo tempo supplementare, siamo avanti 2-1. Bisogna sempre tenere la guardia, sempre. 13-5. Sognora, Oliver, la parata! La doppietta di Banks! La doppietta di Banks! Non ci credo, la doppietta di Banks, ragazzi. Abbiamo vinto la FA Cup. Da quarta divisione inglese abbiamo vinto la FA Cup. Incredibile, abbiamo vinto la FA Cup, non ci voglio credere. Vabbè, Chapman per Lainez ci può stare. La ribatte in rete, forse il gol più semplice della sua carriera, ma forse anche quello più pesante, più importante di tutti. 3-1, doppietta di Banks. Spazza Rivas, spazza Banks, che giustamente è l'ultimo a toccare la palla, perché il Bradford si porta a casa l'FA Cup, ragazzi. Ci siamo portati a casa l'FA Cup, incredibile. Non ci voglio credere. Giocheremo in Europa League da squadra di terza divisione inglese. Ci siamo costruiti questa squadra con 3 milioni di euro soli. Abbiamo puntato su regen, su giovani e su svincolati, e questo è stato il risultato. Ci siamo praticamente in 2 sessioni di mercato costruiti una squadra da championship, perché secondo me in championship ce la potevamo giocare tranquillamente. E non vorrei mettere lo spoiler nella copertina del video, ma mi sa che devo, ragazzi. Comincio a prendere screenshot di quello che vediamo. Incredibile. Ma non ci voglio credere. Sono partiti a casa l'FA Cup, l'FL Trophy e il campionato. Incredibile. Da non crederci. La mente da non crederci. Andiamo a festeggiare sotto la nostra metà di stadio, gialla e rossa. Volevo fare una battuta riguardante la Roma, però
non la faccio perché ho simpatia verso i tifosi romanisti. Quindi me la risparmio tranquillamente, però ragazzi, abbiamo vinto l'FA Cup. L'Emirates FA Cup. Foto di gruppo per i vincitori. E che poi con questo non solo andiamo a giocare Europa League, ma anche la Community Shield, che è la Supercoppa d'Inghilterra, ragazzi. E niente, comunque sia, non ce l'abbiamo fatta a far vincere un trofeo a Harry Kane. Anche oggi Harry Kane, finale contro... è colpa sua, è colpa sua, ragazzi. Finale di FA Cup contro Bradford, lui che si sfrega le mani. Oddio, sì, primo torneo della carriera, no. Non se lo porta a casa il trofeo. 2 milioni di euro. Mi devi 2 milioni di euro. Questa è dimostrazione che quando i giocatori chiedono di giocare, vanno fatti giocare. Bradford Barrow. Non abbiamo nessuna novità per quanto riguarda gli overall. Anzi, a me da 71, buono. Mandiamo in campo le riserve. Poi andremo a giocarci l'ultima partita stagionale dopo. Simuliamo, vediamo cosa ne esce. Un bel 2-0 con doppietta di Banks. Se è infortunato il terzino che non viene mai usato, va bene. Sti gran cazzi, raga. E l'ultima sarà contro il Northampton. Ultima partita di questo campionato, la 46esima. Abbiamo 106 punti, possiamo fare 109. Con 4 pareggi, 7 sconfitte, 101 gol fatti per adesso. Sim Gufford. Bellina questa maglietta rosa. Anche perché se no come ce l'hanno? Ce l'hanno gialla, bianca e rossa. Eh no, devono giocare così. Ragazzi, ultima partita su FIFA 23. Andiamo a giocarcela. Peccato il tempo, però vi dirò, questo crepuscolo male male non è per chiudere questa stagione calcistica. La prima di non so quante ne faremo, però mi auguro tante. Reyes e Simon saranno le conferme, insieme a sicuramente a Med, anche Rivas, Sognora saranno le conferme. Magari forse Holiday, vediamo, forse quello un po' più discusso. Però so già chi voglio come terzini il prossimo anno. Uno potrà essere Ahmed, ma io voglio anche dei rinforzi che poi conoscerete. Comunque è arrivato il momento di giocare quest'ultima partita su FIFA 23. E mi auguro che sia l'ultima partita proprio per sempre su FIFA 23. Vediamo di godercela al meglio. Diego Lainez, subito, palla fuori, subito sul calcio d'inizio. Col la parata di King su Col. Attenzione a Sendekas che gli prende il matto. Attenzione a palla dentro, Simon, bravissimo. E anche all'ultima partita che non conta più niente. Praticamente questa è una partita, diciamo, di relax dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Dice no, io la gioco come se fosse una finale. Utira gir di Diego Lainez, che apre marcature al 23esimo minuto. 1-0 Bradford nell'ultima partita. Nell'ultima partita, ragazzi. Garbett, Sognora, Diego Lainez ci riprova, la palla rimane lì. Sandberg, anche lui, all'ultima partita, segna il gol del 2-0. Vabbè, contro Northampton, ragazzi, dopo ciò che abbiamo visto, dopo che ciò che i nostri occhi si sono deliziati di vedere, mi sembra anche il minimo. Inizio del Northampton, la palla dentro, quasi rigore. Comunque, ragazzi, non so se avete notato, nessun rigore. Abbiamo fatto un gol su punizione al secondo episodio, però per quanto riguarda i rigori, né contro né a favore. Questo dimostra che Marotta non è stato ingaggiato dal Bradford. E c'è il 3-0 di Sendekas, che non segna da una vita. Lui ha fatto 3 gol le prime 3 partite dopo che l'abbiamo preso. E poi a livello realizzativo è sparito. Magari ha fatto qualche assist, sono sicuro. Però a livello realizzativo proprio desaparecido. Col
Sandberg, pallonetto, 4-0. 4-0 ragazzi, doppietta di Sandberg. Partita relax questa. Non è neanche finito il primo tempo. L'abbiamo sbloccata tardi, ma poi i gol sono arrivati tutti uno dietro l'altro. Voglio l'ultimo regalo, Simon a 65, vi prego. Sendekas, Sandberg. Voglio call per il 5-0. Ragazzi, giocarsi a livello superiore non so come finirebbe, però così. Vabbè, ormai la stagione è andata, abbiamo una rosa nettamente superiore, a fare questi risultati in Inghilterra è anche normale. Oliver per Cole, Cole ha già dato, il gol ha fatto, andiamo avanti. Oliver per la tripletta di Sandberg. E non poteva non fare tripletta, ragazzi, all'ultima partita stagionale. Questo è il ringraziamento che ci dà per aver puntato su di lui ogni singolo secondo, ogni singola partita. E ricordiamoci anche che è 77 di overall, è cresciuto di più 5. Vuol dire che di sto passo nella nostra prima stagione AFC 24 potrebbe crescere fino a 82. E magari con un più 5, perché allenato potrebbe giocare, potrebbe rendere in campo come un 87. Non male, eh? Ferguson, calcio al destro, 7-0. Anche Ferguson, volevo il suo gol, ragazzi, lo volevo. Anche lui uno in cui abbiamo dovuto per forza credere. Per forza, non c'era altra strada. Ripeto, 16 anni, 60, tu lo devi ingaggiare. Vada come vada, deve far parte della tua squadra. Uno così. Oliver d'esterno per Diego Lainez. Diego Lainez. Ha fatto brutto Diego Lainez, ragazzi. Tira il giro da casa sua. Time finishing 8-0. Vabbè, contro una squadra che non aveva più niente da dire al campionato, né noi né loro. Poi faremo anche l'epilogo statistiche dopo, quindi tranquilli. Ora vediamo se ci sarà il sollevamento della coppa. No, non c'è niente. Probabilmente c'è stata una partita che abbiamo simulato. Pazienza, comunque. Ma è possibile? Ah, è vero. 3 gol in 2 tentativi, perché uno sono entrato in porta con la palla, quindi. Ha fatto più gol che tiri. Bellissimo. Va bene, termina così il campionato. The Bradford in quarta divisione con 3 titoli vinti, ragazzi. 3 titoli vinti. Madonna. Impressionante. Io penso che tutti gli obiettivi imposti dalla società li abbiamo raggiunti. A questo punto, premio torneo, 1 milione. 5 mesi, terzino fuori. Tanto frega un cazzo. Dove scende il contratto? Ciao. Vediamo un po' come lasciamo questa squadra. Lasciamo per modo di dire. Cole che sale a 62. Direi anche finalmente. Simon sale a 65. Mua, ragazzi. 49 gol in 57 partite Sandberg più 5. 26 Diego Lainez, 12 Oliver, 10 Garbett. Banks purtroppo se ne tornerà via. Cole, 9 gol e 10 assist, eh? In praticamente 4-5 mesi. Parliamo anche di quello. Sognora che è andato oltre il suo potenziale con sta stagione. Anche lui 4 gol in FA Cup. Sendekas, 22 partite, 4 gol, molto prolifico. 3 gol per Ferguson, li abbiamo segnati tutti noi, tra cui una l'ultima giornata. E ragazzi, andiamo un attimo avanti e poi sarà il momento dei saluti. Loro non me frega niente se lasciano. Vito premio allenatore del mese, sarebbe il minimo. Federazione Cina. Ciao, ciao proprio. Vediamo chi ha vinto la Champions League, i tornei più importanti. Allora, intanto la coppa che non abbiamo vinto, ovvero la coppa di Lega, l'ha vinta il Manchester United in finale con Newcastle. La Supercoppa Europea l'ha vinta il Real Madrid 2-1 contro Francoforte. La Champions League se l'ha aggiudicata il Real Madrid in finale con Liverpool. Abbiamo battuto una finalista di Champions League, fate voi. Il Napoli è arrivato in semifinale, il Milan ai quarti. La Juventus pure, quindi di 3 italiane su 8 nessuno è arrivato in finale. E poi qua non c'è il segno di altre italiane. Europa League se l'è aggiudicata l'Inter contro Manchester United. Anche qua le italiane scarseggiano, agli ottavi di finale è uscita la Lazio contro il Betis. E la Conference League è andata al West Ham contro la Z. Quindi la finale di Supercoppa Europea sarà tra Inter e Real Madrid. Detto questo, questa è la squadra che lasciamo per modo di dire, che riprenderemo su FC24. Una squadra, secondo me, di tutto punto, a cui
forse manca un terzino destro, dai, è 80 per farvi capire. Non abbiamo nient'altro, nessun altro dato da analizzare. Terminiamo la stagione con ben 3 trofei guadagnati, ragazzi. Cioè, per dire, ragazzi. Vabbè, ragazzi, trofei a cui non parteciperemo, anche se questo ci sono le scuole italiane. Volendo potremo cercare una cosa simile una volta poi sbarcati su FC 24. Il nuovo stato di casa, ve lo anticipo, sarà 1, 2, 3 e 4, sarà l'Europark. Il prossimo anno abbiamo saltato tutti questi, poi in base a quanti trofei guadagneremo, progrediremo con gli altri stadi. E ragazzi, questa è la nostra squadra, io vi saluto, l'altro è tutto, like al video, iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima, statemi bene, per l'episodio 5 sarà su FC24 e ricordatevi che però la Supercoppa va giocata. Ciao ragazzi.